Sì, ciao, sono Roberto Cianchetta e vi parlo di musica. Perché vi parlo di musica? Perché è la cosa che più mi piace in assoluto. Faccio anch'io musica, ma soprattutto ho sempre ascoltato tanta musica. In questo periodo, in questi ultimi 2 anni, sto seguendo un canale americano di Rick Beato e per tutti quelli che conoscono o masticano l'inglese, lo consiglio vivamente perché è un fenomeno, il ragazzo ha 62 anni, mi pare, è un musicista, è un insegnante, è un tuttologo della musica, produttore. Non saprei come dirvelo, comunque se andate a vedervi dove volete, Instagram, YouTube, soprattutto YouTube trovate dei video, fa interviste a personaggi importanti o importanti per la musica. E, niente, un po' questo volevo raccontarvi di me, vi racconto di Rick Beato, ma in realtà sono un amante della musica, non sono un professionista, ma sono un professionista dell'amore per la musica. In questo senso volevo cominciare su questo canale musicale mio, dove metto la mia musica, anche a raccontarvi un po' di cose della musica e di come io mi relaziono alla musica. Ho pensato diverse volte al fatto che forse non dovrei parlare di me, non dovrei mettere sui social quello che penso, ma proprio guardando interviste anche che ha fatto Rick Beato e pensando al fatto al quale penso sempre, che cosa ho da dare io, che cosa ho da dare io, qual è la mia dote, no? Che potrei condividere in questo microcosmo che sono i canali, per esempio, di YouTube come questo qua, dove sono adesso. Quali sono le cose che si possono fare? E la cosa che ho sempre pensato è stata questa, cercare di dare agli altri qualcosa, di dare qualcosa di costruttivo, chiaramente a persone che non hanno voglia di guardarsi i gattini o le cose di TikTok per forza, ma a persone che hanno voglia di qualche stimolo. E pensando che ognuno di noi ha qualcosa di particolare, di peculiare, e quindi anche io, ecco che ho cominciato a pensare di voler trasmettere, dire qualcosa di me e dicendo qualcosa di me, proponendo la mia musica o proponendo musica di altri, posso forse dare un piccolo contributo in questo mondo così complesso in cui ci troviamo, dove il macrocosmo dato da cose come nel campo musicale, per esempio Spotify, con tutte le problematiche che questo enorme, per esempio, come Apple, questi enormi conglomerati danno o influiscono o danno alla nostra maniera di ascoltare musica, penso che i microcosmi siano quello che rimane a noi. Quindi, se noi non possiamo fare una rivoluzione, perché il nostro modo di essere sociali è cambiato negli ultimi anni in maniera preponderante, vorrei dire. Ecco che questi microcosmo come il mio, come quello di persone sulle reti sociali, possono dare dei contributi validi e soprattutto, sì, condivisione, condivisione. Questo è il mio primo messaggio, spero di darvene altri al più presto, anzi lo voglio fare, lo voglio proprio fare. E se volete ascoltare la mia musica potete andare sul link che trovate sotto, Spotify per esempio lo potete ascoltare ma su qualsiasi canale. E la mia musica non è niente di eccezionale, però viene da qua. Va bene. Allora una buona giornata, alla prossima.